Voy a hacer amistad. Durante. Durante la partita l'Inter vi ha messo molto in difficoltà usando l'arma del pressing alto e vi ha impedito per la gran parte del match anche di ripartire dalla mediana. Secondo lei a che cosa è dovuta questa difficoltà di esprimersi sul terreno di gioco questa sera? Grazie. Ma l'Inter ha fatto una buona partita. Noi siamo stati sicuramente imprecisi sul piano tecnico, abbiamo sbagliato molti passaggi, abbiamo concesso loro quello che non dovevamo concedere, ovvero le ripartenze. Una volta in vantaggio, poi dopo di solito la Juventus non prende gol, e invece stasera abbiamo preso gol perché abbiamo abbassato un attimino la tensione, abbiamo preso il terzo gol sul calcio d'angolo e quindi siamo usciti sconfitti. Una partita sicuramente non bella, con degli episodi, con dei capolavori venuti di fronte. Dispiace perdere perché oggi è una partita molto importante per noi, per dare continuità ai risultati in campionato. Nello stesso tempo una sconfitta che ci deve bruciare dentro, così almeno ritorniamo definitivamente tutti copiati per terra. Bisogna analizzare, bisogna migliorare sul piano del gioco. Mercoledì giochiamo col Cagliari e quindi abbiamo subito la possibilità di rifarci e portare a casa 3 punti. Max, questo è il motivo per cui ti sei più arrabbiato sull'1-1 che sul 2-1, eh? Proprio per questo che stai dicendo? Abbiamo avuto un atteggiamento, secondo me, non un atteggiamento che di solito abbiamo, perché sapevamo della difficoltà della partita. L'Inter non era quella delle ultime partite, ma era normale, plausibile, altrimenti sarebbe stato troppo facile. Sempre Inter-Juventus, e loro hanno fatto una partita anche al di sopra a livello fisico, e noi sotto questo aspetto bisognava giocare molto meglio tecnicamente. Non l'abbiamo fatto, alla fine la partita era sporca e dopo un 1-0 bisognava stare un pochino più attenti. Volevo chiederti se vedi analogie con quello che c'è stato l'anno scorso, visto che tu mi sembra che inquadri la sconfitta soprattutto a un calo di attenzione e di concentrazione, che poi forse era stato quello che aveva provocato i vostri problemi nei primi mesi dell'anno scorso. Ci sono delle somiglianze? Si può dire che qualcuno si sia montato la testa, visto che tu parli di piedi per terra? No, non è questione di montarsi la testa, è fisiologico, perché magari vinci le prime 3 partite di campionato, diciamo, soprattutto la terza in modo facile, anche se in quel momento lì abbiamo subito un po' di tiri in porta. Poi abbiamo fatto una buona partita nonostante lo 0-0 col Siviglia, e oggi c'è stato anche per meriti dell'Inter, perché oggi l'Inter ha fatto una bella partita sotto il punto di vista caratteriale, e noi oggi abbiamo concesso quello che non dovevamo concedere, ovvero i contropiedi. Abbiamo preso, se non sbaglio, 3 situazioni sfavorevoli il primo tempo su 3 palle perse nostre. Il secondo tempo è stata la stessa roba. Una Juventus normale dopo l'1-0 non fa mai tirare in porta l'Inter. Buonasera mister, sui 2 principali acquisti, Pjanic e Higuain. Su Pjanic, siccome l'anno scorso ma anche negli anni passati è andato spesso, come si dice nel basket, la doppia doppia, no? Assist e gol, lei lo stima così tanto da metterlo dove oggi magari serve di più, oppure pensa che proprio anche nel futuro quello potrebbe restare, diciamo, il suo ruolo? E su Higuain, come ha maturato, insomma, la scelta di non impiegarlo e poi di inserirlo nemmeno presto nel secondo tempo? Grazie. Ma per quanto riguarda Pjanic, eliminavo, ho giocato diverse partite lì e avevo bisogno di farlo rifiatare. Pjanic ha fatto una buona partita, non è il problema Pjanic, perché Higuain è stato fuori, anche Higuain aveva giocato 2 o 3 partite di seguito, quindi non è quello il problema. Il problema è che noi abbiamo avuto sicuramente un atteggiamento sbagliato, soprattutto dopo il gol, e questo non dobbiamo averlo, perché ci sono durante il campionato delle partite dove giochi meno bene e dove le devi portare a casa lo stesso, e stasera era una di quelle. Credo che ci servirà di lezione, e soprattutto fortunatamente mercoledì rigiochiamo e abbiamo la possibilità di portare a casa 3 punti. Massimo. Buonasera mister. Secondo lei questa sera la Juventus ha avuto meno cuore dell'Inter, e sul centrocampo ad oggi, anche con gli infortunati, sembra un po' meno forte anche fisicamente rispetto all'anno scorso e anche quello dell'Inter di oggi, visto le assenze
e visto chiaramente indipendentemente da quelli che sono andati via anche dal punto di vista della qualità, per oggi forse è mancata anche un po' di qualità a centrocampo. I giocatori di qualità ne abbiamo, se abbiamo dei giocatori diversi, oggi abbiamo sbagliato tanto, questo sì, però può capitare. Sull'atteggiamento, una volta in vantaggio con il minimo sforzo, siamo stati... Ma no, Corsiviglia abbiamo fatto una buona partita, ma ha tirato un porto. Oggi abbiamo concesso a loro delle... Io credo che l'Inter ha tirato un porto solo sul contropiede, su azione organizzata, su contropiede errori nostri. Quindi non dico che i meriti l'Inter l'ha avuto perché ci ha messo molto sotto pressione, però noi abbiamo preso già 3 gol sui calci d'angolo. Buonasera mister, per caso lei ha l'impressione che la squadra magari inconsciamente abbia potuto sottovalutare l'Inter, forse anche visti i risultati da cui veniva, da alcune prestazioni? Allora, io dico che la squadra non ha sottovalutato niente, io invece dico che abbiamo perso una partita qui a Milano con l'Inter, non è un dramma perché abbiamo giocato le prime 4 partite con 4 squadre che arriveranno nelle prime 7 in campionato. Già dopo Siviglia è venuto fuori il pandemonio, noi bisogna pensare a lavorare e giocare partita dopo partita. Abbiamo perso la testa della classifica e questo ci deve far venire della rabbia dentro per poter cercare di incominciare a vincere mercoledì. Poi quando giochi queste partite di cartello come qui a Milano con l'Inter non è semplice, mercoledì bisogna vincere. E ancora uno. Buonasera mister, senta, come giudica la prestazione di Pjanic davanti alla difesa? Grazie. Ha fatto una prestazione ordinata, è stato molto bravo anche nei disimpegni, sotto pressione, è uscito bene con la palla. Il problema è che siamo andati spesso, abbiamo sbagliato e non siamo riusciti a portare molte volte la squadra, tutta la squadra dalla parte opposta, ovvero nella metà campo dell'Inter. È anche vero che il primo tempo, anche non sotto pressione, abbiamo velocizzato un po' troppo l'azione, quando invece c'era un pochino più di tempo per poter palleggiare. Beatia ha sentito un indurimento dell'adduttore e aspettiamo di vedere l'esito di domani dai dottori. Grazie, buona serata.